vediamo come funziona un programma di simulazione di circuiti elettronici, il programma più diffuso, che si chiama SPICE. SPICE sta per Simulation Program. Come spesso succede, gli acronimi vengono scelti perché sono divertenti, insomma questo è un acronimo degli anni 70. Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis. Negli anni 70 viene sviluppato la prima volta all'Università di Berkeley in California. In ambito di un classico programma di ricerca federale. Dunque, di che si tratta? Praticamente sono i primi anni nei quali si comincia a pensare di adoperare il calcolatore per la progettazione elettronica. Che cosa avviene praticamente? Beh, più o meno prima di quella data la progettazione elettronica si faceva soprattutto carta e penna, no? Come più o meno abbiamo visto un po' noi quando facciamo conti approssimati, cercando di entrare un pochino più di fare il calcolo un po' più accurato di come l'abbiamo fatto noi e poi soprattutto andando a montare il circuito, se si fa componenti discreti, oppure a provare un primo circuito integrato, a di realizzare un primo circuito integrato e di testarlo. Quindi poi il tuning, diciamo, l'accordo fine del circuito dopo il calcolo fatto a mano veniva fatto montando il circuito vero e proprio e quindi provandolo. Chiaramente questa cosa funziona bene se la complessità del circuito è semplice. Ho fatto partire questo. Sì, se la complessità del circuito è semplice, man mano che le cose crescono diventa sempre più complicato cercare di fare il conto a mano, aggiustarlo sperimentalmente. Per cui nasce un po' l'esigenza di utilizzare i calcolatori. Tenete presente, è ancora una fase in cui, pochi anni dopo escono i primi personal computer, quindi si parla ancora di calcolatori grandi, insomma, da centri di calcolo. Però poi con la diffusione dei personal computer che si ha poco dopo, sempre negli anni 70, fine anni 70, metà, fine anni 70, poi in quegli anni chiaramente anche l'utilizzo delle tecniche di calcolo, i programmi di calcolo per simulare circuiti elettronici diventa sempre più comune. E chiaramente adesso è il modo in cui si fa a mano, si fa solo a mano, carta e penna, si ha solo l'idea di dove si vuole andare a parare, si fa un dimensionamento molto di massima, magari si fa un dimensionamento un pochino più accurato con un linguaggio di scripting, questo si usa spesso, cioè chi fa una piccola progettazione di massima in MATLAB, no? Più o meno scrivendo le equazioni che si scrivono anche a mano, in modo un pochino più sistematico, e poi però si fa una progettazione fine al calcolatore con un programma di simulazione, perché ormai i programmi di simulazione sono in grado di descrivere in modo molto accurato il funzionamento del circuito, anche di un circuito integrato, per cui poi quando si va a realizzare il circuito, a montare il circuito stesso, a meno che non sia un circuito molto aggressivo, molto, come dire, al limite delle prestazioni che può fornire la tecnologia, di solito funziona al primo colpo come se da simulazione. Okay? Per cui insomma, gran parte di tutto il processo di progettazione viene accelerato, perché chiaramente è facile fare le modifiche al calcolatore e vedere come viene la struttura, è molto più rapido che invece farlo sulla struttura in silicio direttamente. Quindi diciamo che a meno che la progettazione non sia molto aggressiva, nel senso che tiri il più possibile le prestazioni del processo, a meno che non siamo in quei casi là, tutto sommato si riesce bene a fare tutto direttamente al calcolatore. Da quegli anni che cosa è successo? Ma in pratica non è che si è evoluto tantissimo SPICE dalla prima versione. Ci sono state tantissime versioni commerciali successive, molte delle quali si basano ancora sul primo motore iniziale, scritto all'epoca Fortran 4, mi pare,
e che poi intorno l'hanno tradotto in altro linguaggio, ma poi hanno costruito soprattutto un'interfaccia utente molto più, come dire, interessante, un editor schematico, quindi che direttamente permette di disegnare un circuito e di darlo un passo al programma di simulazione, e poi chiaramente una libreria molto più ampia di componenti. Però il cuore del programma di simulazione è cambiato pochissimo. Allora, noi che cosa facciamo? Ora cerchiamo di vedere quali sono i blocchi principali e come internamente SPICE descrive il circuito elettrico, che tipo di calcoli fa, cercando un pochino di prescindere da qual è l'implementazione di una particolare versione del software, no? Perché tanto quelle cambiano in continuazione e poi insomma si riescono a inseguire abbastanza facilmente quando uno ce l'ha sotto mano, più o meno se sa che deve fare il programma, più o meno si orienta abbastanza facilmente nell'interfaccia utente. Quindi noi ci concentriamo su che cosa fa, come lo fa. Allora, a grandi blocchi, SPICE come è fatto? C'è un motore di calcolo interno, la cosiddetta Spice Engine. Questo fa il conto duro e puro, quindi risolve il sistema di equazioni non lineari e lineari che descrivono il circuito. Questa engine, il motore, lavora con dei file in ingresso e fornendo dei file in uscita. In particolare ha bisogno di un file in ingresso che si chiama .cir, ed è la netlist del circuito, cioè è la lista di tutti i nodi e di tutte le impedenze, di tutti i rami, di tutti i componenti che sono il circuito, in cui è descritta anche la topologia, cioè come sono collegati tra di loro. Ok? È un file di testo che descrive univocamente il circuito. Dentro la netlist c'è scritto anche quali componenti vengono utilizzati e la engine di Spice deve accedere a una libreria dove ci sono le caratteristiche dei componenti utilizzati. Quindi l'engine ha bisogno di una library dei componenti. Gli elementi di libreria si chiamano .lib. Quindi per ogni tipo di componente c'è un file.lib che descrive come funziona. In pratica, cosa fa questo file di componenti? In forma numerica, in forma analitica, in pratica contiene le espressioni delle caratteristiche dei componenti. Caratteristiche sia in continua, sia in alternata, eccetera. In uscita, l'engine fornisce due tipi di file, con due. Un file che si chiama .out e un file che si chiama .dat. Questa è l'uscita. Il file .out mi dà una serie di informazioni relative al punto di riposo ed altre cose, diciamo punto di riposo, parametri di piccolo segnale, eccetera, eccetera, un po' di informazioni di uscita. Il file.dat è un file invece numerico che mi dà in pratica tutte le funzioni di trasferimento del circuito, quindi dai nodi di ingresso a tutti i possibili nodi in uscita. Quindi in pratica il file.out è una cosa che io posso leggere, il file.dat invece non è leggibile, come dire, occhio nudo, de devo, però contiene dei numeri che posso graficare. Ok? Quindi questo è il cuore. Poi a monte. C'è una cosa che si chiama Schematic Editor o nome simile ed è un'interfaccia utente di input. In pratica io posso disegnare dentro lo Schematic Editor direttamente il circuito e lui dal disegno che faccio ricava il file.cir. Va bene? E lo stesso c'è una
altro modulo del programma in uscita, che è un modulo di visualizzazione che mi consente, dati i file d'uscita, di vedere, che ne so, le funzioni di trasferimento, le correnti su ogni ramo, le tensioni su ogni nodo, eccetera, di fare un'analisi, di vedere come funziona il circuito in modo un pochino più intuitivo. Quindi questo è un modulo di visualizzazione. Allora, tipicamente chi fornisce una versione di SPICE commerciale realizza un modulo di schematic editor, usa spesso l'engine originale o se no la riscrive, ma insomma con gli stessi meccanismi di base, e poi realizza un modulo di visualizzazione. Quindi qui ci sono tantissime versioni differenti di SPICE, perché poi il codice originario dell'engine fu rilasciato in pubblico dominio a suo tempo, almeno negli Stati Uniti in pubblico dominio, quindi poi qualunque società l'ha potuto prendere e costruirci intorno come dire, un involucro utilizzabile e poi commercializzarlo. La versione probabilmente più diffusa adesso qua è la versione che sta all'interno di OrCAD, un programma di progettazione elettronica, fa tante cose, tra cui anche la simulazione circuitale, ma ce ne sono tantissime alternative. Oh, la libreria invece viene tipicamente fornita dai costruttori componenti. Vi avevo accennato al fatto che chiunque realizza un componente per la vendita, tipicamente insieme al componente fornisce anche il datasheet, deve farlo, altrimenti nessuno sa come utilizzarlo il componente, no? Quindi il datasheet sono le istruzioni, cioè i dati del componente. Chiaramente da ormai 30-40 anni non basta più dare soltanto il datasheet, bisogna anche dare file di libreria per poter fare le simulazioni circuitali, altrimenti in pratica nessuno utilizza quel componente, d'accordo? Quindi i file di libreria vengono composti assemblando tutti i file forniti dai vari produttori di componenti. Ok. Allora, noi ci concentriamo adesso su come viene descritto il circuito internamente e quali sono i tipi di analisi che si possono fare. Quindi ci concentriamo sull'aspetto relativo a quello che fa l'engine. Okay, il resto più o meno diciamo, sono cose che si risolvono bene con file di help del programma. Okay? Quindi ci importano abbastanza poco. Vediamo come è fatta la netlist. La netlist, il file.cir, ha una serie di righe, ogni riga ha un significato, e le righe principali, i blocchi di righe principali sono queste. C'è una prima riga dove c'è il nome del circuito, il titolo, il nome del circuito. Poi ci sono delle righe, tipicamente comincia con un asterisco e sono i commenti, quindi quelle possiamo trascurarle. Poi ci sono una serie di comandi, di righe relative ai comandi, una serie di righe relative al circuito, che descrivono il circuito, e poi ci sono un set di righe relative ai modelli che si devono utilizzare. L'ordine non è importante. Quindi noi adesso dobbiamo vedere come si descrive il circuito, cioè come sono fatte queste righe che descrivono il circuito, come si descrivono i comandi, che ci permette di capire che cosa può fare l'engine, e come si descrivono i modelli. Vediamo prima il circuito. Per il circuito il concetto qui è abbastanza semplice e si riesce a capire bene se prendiamo un esempio. Allora, la parte della netlist relativa al circuito ha una riga per ciascun componente del circuito, dove un componente può essere un bipolo passivo, cioè una resistenza, una capacità, un'induttanza, oppure un generatore, oppure un dispositivo. Transistor, un diodo.
Una riga per ciascuno. E di ogni componente si specificano i nodi tra cui questo componente si trova. Quindi facciamo un esempio di un circuito. Immaginiamo di fare, come dire, a mano il lavoro che fa lo schematic editor, che parte dal disegno del circuito e scrive la descrizione nella netlist del circuito. Immaginiamo per esempio di fare un amplificatore a emettitore comune. Di questo tipo. E io ho qui RS, R1, R2, RC, RE, Q1 chiamo l'amplificatore, il transistore CB, CC e RL. Questa la chiamo V. Ok? Ma questo è il circuito come l'abbiamo disegnato per ora. Allora, per realizzare la netlist, la prima cosa da fare è individuare i nodi. La convenzione che si chiama il nodo 0, quello cosiddetto di massa, cioè quello che per convenzione ha tensione nulla e rispetto alla quale si misurano tutte le altre tensioni. Quindi supponiamo che quello sia il nodo 0, a questo punto questo è il nodo 1, questo qui per esempio è il nodo 2, questo è il nodo 3, questo è il nodo 4, questo è il nodo 5. E questo qua è il nodo 6. No, ne ho dimenticato uno, sì, questo qua è il nodo 7. Ok, quindi sia che lo facciamo a mano, sia che lo faccia allo schematic editor, una volta disegnato il circuito bisogna individuare i nodi. A questo punto devono indicare tutti i componenti. Allora, qual è la sintassi? Vediamo un pochino la resistenza, per esempio. Resistenza si indica così: se ho una resistenza tra un nodo, diciamo, n più e un nodo n meno, ai due nodi do un verso e un segno, perché così la tensione ai capi della resistenza è questa qua, dal più a meno, e la corrente nella resistenza scorre dal nodo più al nodo meno, per convenzione. Allora, la resistenza si descrive così: deve avere un nome che comincia per R, e poi nella versione originaria poteva essere massimo lungo al massimo 8 caratteri, cominciando con R. Per esempio, adesso sto limite degli 8 caratteri non c'è più, ma insomma, questi caratteri possono essere alfanumerici, quindi possono essere numeri o lettere. Poi bisogna specificare nella stessa riga il numero dei due nodi tra cui si trova la resistenza, con segno, perché poi quando interrogherò il programma e chiederò la corrente e la resistenza, lui me la dà col segno che ho specificato. Poi c'è da indicare il valore, anzi, mettiamo così, segno, facciamo il valore, segno val, cioè lì ci va un numero che indica il valore in ohm della resistenza, e poi facoltativamente devo indicare i coefficienti di temperatura, cioè devo scrivere TC1, questo apice vuol dire che è facoltativo, quindi non ci si scrive, vuol dire devo indicare per esempio TC1 uguale il valore. E eventualmente anche dire quanto vale un coefficiente di secondo ordine col proprio valore. Bene, questi due, se li metto tra apici, vuol dire che sono facoltativi. Posso indicare solo il primo coefficiente o solo il secondo coefficiente. Va bene? Allora, e che cosa vuol dire se indico tutti e due i coefficienti? Vuol dire semplicemente che rispetto alla temperatura di riferimento, che tipicamente è 290 Kelvin, la resistenza ha un andamento di questo tipo.
Quindi può avere un andamento lineare con la temperatura oppure quadratico. Quel TC sta per ovviamente temperature coefficient, cioè coefficiente di temperatura. L'unità di misura è sottintesa, sempre in spazio le unità di misura sono sottintese. Resistenze sono in ohm, coefficiente di temperatura 1 è in ohm per grado, il secondo, il TC2, è in ohm per grado quadrati, al quadrato. Questo è, prima o poi mi strozzo in questo. Allora, ecco, il valore in ohm, e poi c'è una convenzione per semplicità che chiaramente aveva senso, è rimasta, ma insomma è una cosa che è un po' un fossile, nel senso che aveva senso quando la netlist per lo più si scriveva a mano. Ora è abbastanza raro scrivere la netlist a mano, ecco, nella pratica uno fa il disegno e poi viene automatica, però insomma quando si scrive a mano c'era un modo abbastanza sintetico di scrivere i valori per indicare diversi ordini di grandezza, che è quello di usare un suffisso che specificasse l'ordine di grandezza. Quindi, per esempio, il valore poteva essere 1000, oppure si poteva indicare 1k, dove quel k sta per 1000. Quindi i suffissi possibili erano in pratica K, che voleva dire 10 alla 3, oppure Meg, che voleva dire 10 alla 6, oppure G, che voleva dire giga, cioè 10 alla 9, oppure T, che vuol dire 10 alla 12, oppure sono i suffissi a calare, quindi M, che sta per milli, 10 alla meno 3, U, che sta per micro, 10 alla meno 6. Poi cosa ci vuole? Dopo U c'è N che sta per nano, 10 alla meno 9, e P che sta per pico, 10 alla meno 12. Quindi, per esempio, chiaramente questo poco. In questo caso, se devo mettere un chilo, posso indicare 1000, oppure posso indicare 1K, e lui chiaramente sottintende ohm. Quindi tutti i valori si possono indicare con suffisso. Questa è chiaramente una cosa che vale, ha un senso soltanto quando si scrive a mano, altrimenti la cosa ha poco senso. Ok, quindi per esempio, se voglio un attimo tornare indietro, la netlist del circuito di prima, non ho messo i valori. Qua, mettiamo un po' i valori qua sopra, facciamo 47 nanofarad, 10 kg. 5 kg, boh, 500 ohm, sto andando un po' a caso, 300 ohm, RS prendiamo 100 ohm, CB l'ho già preso, CL 1 microfarad, RL lo prendiamo 1000 ohm e basta. Allora, per esempio, io qui per le resistenze avrò RS che sta tra il nodo 2 e il nodo 1 e vale 100. Poi ho R1 che sta tra il nodo 6 e il nodo 3 e vale 10 kg, quindi 10K. R2 che sta tra il nodo 3 e il nodo 0 e vale 5 kg. RC che va dal nodo 6 al nodo 4 e vale 500 ohm. RE che sta tra il nodo 7 e il nodo 0 e vale 300. Poi RL che sta tra il nodo 5 e il nodo 0 e vale 1K. Vedete, tutte le resistenze le posso scrivere così. Chiaramente non ho messo niente sul coefficiente di temperatura, vuol dire che sto considerando che abbiano coefficiente di temperatura nullo. Ok? E per ogni tipo di componente ho una regola simile a questa. Per esempio, che ne so, per le capacità ho una cosa simile. Capacità le rappresento tra due nodi, N più N meno,
che vuol dire che la tensione la prendo in questo verso, la corrente la prendo in questo verso. È importante la tensione sulla capacità perché è particolarmente importante per i transitori. Quindi le capacità cominciano con la lettera C, e quando scrivo X vuol dire ci posso mettere altri caratteri alfanumerici in cascata. Specifico i due nodi, il valore della capacità e poi facoltativamente posso indicare IC uguale a un certo valore. Questo IC è abbastanza importante ed è soprattutto importante per i transitori, sta per initial condition. Questa è la tensione. Quindi il resto si capisce intuitivamente. Siccome io per le capacità posso voler simulare un transitorio, per le capacità, se simulo un transitorio, devo dire all'inizio del transitorio quanto vale la tensione sulla capacità, okay? Cioè la quantità che è inerziale in una capacità, quindi il valore della tensione all'istante 0. E quello è il modo in cui lo specifico. IC uguale, il valore che metto là sarà la tensione che lui considera all'inizio del transitorio se faccio una simulazione transitoria. Ok? Spice posso fare simulazioni sia, diciamo, di funzioni di trasferimento, sì, quindi nel dominio della frequenza, sia nel dominio del tempo, cioè transitori. D'accordo? Se non ci metto niente e faccio un'analisi di transitorio, lui prende come condizioni di partenza, come condizioni iniziali, come default, cioè implicitamente, il valore della tensione a riposo. Quindi, per questo è opzionale come indicazione. Visto che parliamo di componenti reattivi, per l'induttanza il discorso è simile. Per l'induttanza io devo specificare tra quali nodi si trova, in modo che sia consegno la tensione e la corrente. L'induttanza ha una riga abbastanza simile, comincia con L. E poi anche qui posso specificare il valore delle condizioni iniziali. La differenza è che, come sappiamo, l'induttanza è inerziale rispetto alla corrente, quindi implicitamente se scrivo IC uguale qualcosa, quel numero è la corrente che passa nell'induttanza all'inizio del transitorio. Va bene? Ora io la cosa la faccio in modo abbastanza, ve la scrivo in modo abbastanza semplice. Nella pratica, anche per le capacità e per l'induttanza e per le induttanze posso inserire dei coefficienti di temperatura con la stessa sintassi di prima, è un po' più raro, ma insomma si può fare. E in realtà posso anche inserire dei componenti non lineari che possono esserci nelle induttanze. Adesso non lo vediamo, ma insomma, aspetto, non lo vediamo perché in pratica non ci interessa, però se io avessi un'induttanza non lineare, quindi per cui la reazione tra corrente e tensione non è lineare, ma ha un andamento più complicato, anche una capacità non lineare, potrei specificare l'espressione. Quindi nel nostro caso, beh, ora non vediamo tutto questo dettaglio, però ecco qua. Quando ho da continuare la netlist, ovviamente qua dovrei mettere CB, ho due capacità, una CB che è tra 2 e 3 e vale 47 nanofarad, e poi una capacità CC che sta tra 4 e 5 e vale 1 microfarad, 1 U. Va bene, andiamo avanti, ci sono generatori. Vedete, ci sono generatori sia di segnale in alternata sia quelli in continuo, questa batteria. Vediamo come si indicano i generatori. Dunque, cosa importante è specificare i generatori indipendenti. Poi c'è anche la categoria importante dei generatori dipendenti. Dunque,
Dunque, i generatori indipendenti chiaramente si distinguono in due tipi, di tensione e di corrente, e c'è un'unica sintassi che è fatta così. I generatori di tensione cominciano con V e poi hanno altri caratteri. Devo specificare tra che tensione si trovano e poi devo indicare la componente continua e la componente alternata, cioè in modo facoltativo posso indicare solo una o solo l'altra, oppure anche tutte e due, se c'è cioè sia una componente continua sia una componente alternata, vuol dire variabile. Componente variabile mi servirà per fare l'analisi in frequenza. Quindi qui per esempio posso indicare la componente continua facoltativamente di C uguale valore, questo di C vuol dire componente continua. E quel valore ovviamente è il valore della tensione, e poi posso indicare la componente alternata. Componente alternata la devo indicare con un valore, e poi facoltativamente posso mettere due numeri, anche la fase. Fase mi serve che possa avere diversi generatori in ingresso, magari in controfase, quindi specifico ad uno do fase 0, all'altro do fase pi greco, quindi si capisce che la loro fase relativa è opposta. Per esempio, se io applico, che so, se ho un amplificatore differenziale, voglio simulare il funzionamento in modo differenziale, devo avere due ingressi di ampiezza uguale ma di fase opposta, allora scrivo due generatori con la stessa ampiezza in alternata, ma fase una l'opposta rispetto all'altra. 0 e 180, la fase si indica in gradi, quindi 0 e 180. Quindi per esempio se avessi, che ne so, amplificatore differenziale con questo sarebbe V1, questo sarebbe V2, io potrei fare 1, 2, 0, 0, avrei tipo V1 da 1 a 0 a C uguale 1, 0 e V2 da 2 a 0 a C uguale 1, 180. In questo modo i due generatori d'ingresso sono in opposizione di fase. Analogamente, io la stessa cosa è per i generatori di corrente, l'unica differenza è che in pratica cominciano con la I. È tutto molto intuitivo la descrizione. Ecco qui se io metto V, n più n meno mi indicano il segno, lo stesso se questo generatore è I. N più n meno mi danno il segno della corrente. La corrente va sempre da più o meno. Quindi avrò la parte continua oppure o e o diciamo la parte alternata. Quindi, per esempio, in questo caso io qui che cosa ho? Due generatori, ho uno VCC, supponiamo che questo sia 10 volt, no? Avrò un VCC dal nodo 6 al nodo 0 con DC 10, ecco, ho scritto uguale, in realtà l'uguale non ci va, DC val non ci va l'uguale, qui non si indica uguale. Quindi 6, DC 10 e poi per esempio l'altro generatore d'ingresso VS tra il nodo 1 e il nodo 0 prendo AC1. Di solito la parte in alternata si mette sempre uguale a 1 perché così quando lui fa il calcolo quando lui fa il calcolo di una funzione di trasferimento mi calcola sempre la tensione su ogni nodo in funzione della tensione sul nodo che ho indicato come generatore in alternata. Quindi se metto 1, quelle tensioni sono tutte le funzioni di trasferimento. Quindi per questo tipicamente mettiamo 1 come ampiezza dell'alternata. Oh, quindi qui ci siamo.
Per questo esempio qui ci manca soltanto il transistore. Vediamo il discorso un po' più in generale. I generatori possono essere di questo tipo, quindi continua o alternata. A che cosa mi servono? Il generatore in continua mi serve per il calcolo del punto di riposo. I generatori in alternata mi servono per l'analisi in AC, cosiddetta l'analisi in frequenza, quindi per il calcolo delle funzioni di trasferimento. C'è un'altra opzione che invece è quella di fare calcoli, di fare una simulazione di transitorio. Allora ho bisogno di specificare anche dei generatori che abbiano un andamento specifico in funzione del tempo. E potrei avere per esempio un'onda quadra in ingresso, oppure potrei avere un'onda modulata in modo particolare, anche un segnale di qualche modulazione analogico digitale, per cui voglio calcolare il transitorio, deve essere specificato nel dettaglio. Ecco, questo è un aspetto per cui c'è stata un'evoluzione forte in SPICE, perché praticamente ci sono a questo punto librerie per segnali d'ingresso di qualunque tipo, in modo che io possa anche provare a tenere presente dei protocolli particolari, no? Per se voglio simulare anche un sistema di comunicazione un pochino più complesso. Versioni più di base, e comunque sono presenti in tutte le versioni, ci sono almeno le onde classiche, no? Quindi il gradino, l'onda rettangolare, l'onda quadra, che poi sono casi particolari di un'onda cosiddetta trapezoidale. Per esempio, tanto per far vedere com'è che viene, com'è che si specifica la forma d'onda, qui vediamo un po' generatori indipendenti per transitori. I gradini, le onde quadre, eccetera, si specificano tutte con una descrizione della forma d'onda che si chiama pulse, che mi descrive una forma d'onda fatta in questo modo, in termini generali. Un'onda che parte a un certo valore, V1, arriva a valore V2, V1 può essere 0, 9, è indifferente. Quindi parte costante, poi ha una rampa, arriva al valore massimo, torna costante, poi cade, ritorna al valore basso, poi continua ancora un po' e poi risale, in modo periodico. In pratica io cosa devo indicare? Sull'asse delle ordinate, questo è un andamento in funzione del tempo, sull'asse delle ordinate mi bastano due parametri, cioè il livello basso e il livello alto. Invece sull'asse dei tempi ho bisogno di un numero di parametri un po' più alto, ho bisogno di avere t di ritardo, il t delay, cioè dopo quanto tempo dopo l'istante 0 parte la rampa, poi di solito ho bisogno di avere il tempo di salita, che si chiama t rise, poi ho bisogno di avere il tempo in cui la tensione rimane alta, che si chiama t pulse, cioè la durata dell'impulso. E poi ho bisogno di sapere il tempo di caduta, e potrebbero essere diversi. Chiaramente, se l'onda è quadrata o è rettangolare, t rise e t fall sono 0, altrimenti sono un po' più lunghi. E poi l'altra cosa che bisogna sapere è il periodo prima che tutto ricominci da capo. Quindi questo è un t period. Quindi vedete, in pratica ho sette parametri. Con sette parametri descrivo in generale un'onda trapezoidale che può essere poi, nel caso particolare, un'onda quadrata, un'onda rettangolare, un'onda triangolare, un gradino e così via. Quindi da questa, facendo opportunamente le cose, riesco a ricavare tutto. E questa mi serve per una simulazione di transitorio. E per esempio, per un'onda del genere, per descrivere l'onda, come si fa? Si indica il generatore, si dice tra che nodi sta e poi si dice, guarda, questo è un impulso, pulse, con questi parametri, e pulse è una funzione che vuole in ingresso esattamente i parametri che ho indicato. Ho bisogno come argomento di sette parametri che sono questi. Quindi mi dice, guarda, il generatore ha quest'andamento. E ce ne sono tante classiche, no? Ripeto, questa qui è una super classica, un'altra classica è un'oscillazione smorzata da avere come ingresso, oppure un'oscillazione
chiaramente un'oscillazione smorzata, come caso particolare, può avere un'oscillazione che rimane di ampiezza costante, oppure posso avere un impulso a una certa frequenza, oppure altre cose, insomma, c'è diciamo, un'ampia varietà. Vediamo soltanto questo pulse, però quando uno guarda il manuale, a seconda poi della versione di Spass che utilizza, ha tante forme d'onda possibili per il transitorio. Un altro tipo di componenti che sono importanti, perché anche questi sono molto utilizzati, sono generatori dipendenti. I generatori dipendenti sono di tanti tipi diversi, che hanno bisogno di quattro nodi per essere descritti. Tipicamente il generatore dipendente si descrive come una corrente, una tensione tra due nodi in funzione della corrente o tensione tra altri due nodi, no? Come abbiamo visto per esempio per il transistore. È un tipo di modello che può far comodo per descrivere tante cose diverse. Quindi ci sono quattro tipi di generatori dipendenti diversi a seconda delle quattro combinazioni possibili. Ne posso avere per esempio un generatore di tensione controllato da tensione che si indica con la lettera E, quindi avrò E più qualche altra cosa, quindi la prima lettera mi fa capire che tipo di componente e poi mi dice la tensione tra i nodi N più N meno è controllata dalla tensione tra i nodi NC più NC meno e il coefficiente vale val. In pratica mi sta dicendo che ho un generatore di tensione tra i nodi N più e N meno che vale val per la tensione di controllo, che è la tensione tra i nodi NC più e NC meno. Questo mi dice. Oppure posso avere un generatore di tensione controllato da corrente che si indica con la lettera H. Di nuovo mi dice che la tensione tra N più e N meno dipende dalla corrente che c'è tra l'impedenza presente tra questi due nodi e vale il coefficiente. Qui c'è da stare un attimo attenti, in pratica la situazione è questa qua, ho val per IC, N più N meno sono i due nodi e IC, vediamo, qui metto un'impedenza, IC è la corrente che passa nell'impedenza che è tra i nodi NC e N meno. Qui l'unica cosa alla quale bisogna prestare attenzione è il fatto che beh, mentre tra due nodi c'è una sola tensione, non è scontato che tra due nodi ci sia una sola corrente, nel senso questa cosa funziona se i due nodi di controllo sono collegati da una sola impedenza. A quel punto è la corrente in quell'impedenza che è la corrente di controllo. Ok? Questo è un accorgimento che devo essere sicuro di soddisfare. Okay? I nodi che definiscono la corrente di controllo devono essere collegati da una sola impedenza. E poi, esattamente nello stesso modo, ho un generatore di corrente controllato da tensione o controllato da corrente. Generatore di corrente controllato da tensione e quello è una transconduttanza, quindi si indica effettivamente stavolta con la lettera G, un po' più comune, quindi
quindi che cosa vuol dire? Questo vale val per VC, questa n più, questa n meno, e poi questo nc più, questo nc meno, e la VC è la tensione col segno tra nc più e nc meno. E poi, per completare le possibilità, ho un generatore di corrente controllato da corrente. Questo si indica con la lettera F. Ops. Quindi anche il valore ha unità di misura scontata, no? Cioè dipende, a volte può essere un numero puro, può essere un'impedenza, in questo caso è un numero puro, o può essere un'ammettenza, dipende. Il valore non è mai specificato, è sempre sottinteso dal tipo di componente. Quindi qui ho un generatore di corrente, il cui valore è proporzionale alla corrente che scorre nell'impedenza tra altri due nodi. Che qui bisogna stare attenti a individuare solo un'impedenza tra quei due nodi. Bene, quindi va bene, per ora ci fermiamo qua. Abbiamo visto in pratica i componenti lineari, tutti, i passivi, quindi le resistenze, capacità e induttanze, i generatori comandati e la prossima volta vediamo componenti elettronici, quindi diodi e transistor, come si descrivono nella netlist e come si considerano. Va bene, ci fermiamo qua.